preciso, pulito. Adesso in questo momento spendo la macchina per la sua Santo Stefano Campari. Qualcuno mi dice che nonostante una chicane hai abbassato il tempo dello scorso anno. Sì. Che cos'è? Come, dove sei volato? Siamo andati forti. Sì, siamo andati forti. Fare un tempo più basso rispetto allo scorso anno con una chicane in più. Siamo. Il tempo mio era dell'anno scorso di 0,4,50. E ora siamo a 06 e 34 con tutta la chicane. Con una chicane in più. Bene, a parte la tua famiglia, so che vuoi ringraziare qualcuno. Ringrazio soprattutto mio padre. Tuo padre, giustamente. E la mia famiglia. Beh, non riesci a dire altro, no, sei per tutte. Grazie. Grazie. Classe Unitalia, gruppo Unitalia, classe 1006, terzo classificato, Giuseppe Gancemi della Scuderia Spromonte. Secondo classificato il Catania Corse, Puglisi Giovanni Pietro. Bravo! E già si sta avvicinando Rosario Alessi, primo classificato. Terzo classificato Gancemi, Puglisi Giovanni Pietro, Alessi Rosario, Lello, Alessi Rosario Ricci. E Alessi Rosario ritira anche l'assoluto di E1 Italia. Bravo! Aspettiamo la coppa per Alessi Rosario. Alessi Rosario l'assoluto del gruppo E1. Grazie a tutte e tre, grazie. Decimo gli scacchi del Catania Corse, vince su una Peugeot 106 16 valvole, non vince, arriva decimo assoluto Rosario Alessi. Vi chiamo molto velocemente della Trapani Corse su Eliavrio ST09, è già andato via ma è arrivato nono ed è Salvatore Reina. Li chiamiamo? Allora, i direttori di gara si stanno avvicinando, Massimo Minasi e Maglio, aiutami. Esatto. Vi chiedo scusa. Maglio Mancuso, direttore di gara Maglio Mancuso, direttore di gara aggiunto Massimo Minasi. Allora, notate, non è stato facile gestire questa gara, quindi vedete la faccia un po'... Premia il dottore Mancuso e Lello Pirino. Grazie per averci permesso di svolgere questa splendida cronoscalata. Ottavo gli scacchi della Scuderia Splomonte su Norma M20B, Carmelo Scaramozzino. Su Wolf Thunder, sempre della Scuderia Spromonte, settimo classificato Arcangelo Madafferi.
su Elia Avrio ST09 della Piloti per Passione Gaetano Rechichi, su Gloria CP7 Suzuki della GR Corse quinto classificato Maccarrone Orazio della Scuderia Vesuvio, su Elia ST09 Evo quarto classificato Francesco Ferragina. Ci siete? Sempre della Scuderia Vesuvio, su Osella PA21 Junior, terzo classificato Salvatore Castellano. Forza, un applauso. Su Osella PA30, a Catania Corse, Giovanni Cassiba, secondo classificato. Vince, dopo aver pareggiato un conto con questa gara, stanno facendo i complimenti per chi deve salire sul podio. Il secondo è Giovanni Cassiba, vince dopo aver saltato il conto con la Gambarie, Luca Caruso. Allora, un consiglio, aspettate un attimo, Luca, vieni qua, mettiti al centro, Luca qua, Giovanni Cassiba secondo, terzo classificato Salvatore Castellano, cioè Giovanni vieni qua, mettiti sulla sinistra di Luca, se vi spostate tutti quanti un po' indietro, spostatevi indietro, qualcuno si può mettere accosciato, il fotografo lavora meglio per voi, mettete i giovani, vai. Salva Alessi, dai, mettiti giù, dai, perfetto. Questo è l'assoluto della 43esima Santo Stefano Gambarie. Un applauso ai partecipanti che stanno. Luca, la prima bottiglia la apri tu, vai. Fermili. Mi fai una foto insieme a loro prima che aprono? Vai.